Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, Signore, alleluia. Signore, quale grande gioia e quale grande festa. Signore, per noi qui in terra e lassù nel cielo, gli angeli, alleluia, gloria al tuo nome quando ci raduniamo per offrirti questo soave profumo della sera. Alleluia, gloria al tuo nome. Certo, Signore, le nostre voci si uniscono alle voci degli angeli e le loro voci alle nostre voci, le loro lodi alle nostre lodi. Signore, perché tu sei l'Iddio loro e l'Iddio nostro, il Padre loro e il Padre nostro. Alleluia. Quindi insieme rendiamo lode, onore e gloria a te, a Gesù e allo Spirito Santo, ora e sempre, in eterno. Amen, amen, amen. È così, alleluia. Infatti Gesù dice: chi crede in me passa dalla morte alla vita. Alleluia. A me, chi crede in me, vedete, è importante credere in Gesù, perché se non si crede in lui, se non si crede nel suo sacrificio, l'umanità era schiava, vedete, del peccato, e quindi era alle dipendenze dell'avversario, fratelli, perché ci sono due padroni nel mondo, cioè il Dio e l'avversario, il diavolo. Chi non serve l'uno automaticamente serve l'altro.
Quindi è inutile dire no, ma io non credo né all'uno né all'altro. Non esiste, una via di mezzo non esiste. Perché se non siamo... Allora guardate, quelli che dicono io non credo né all'uno né all'altro, vedete, loro sono già perduti. Perché non hanno creduto in Gesù. Perché, vedete, anche, ripeto, guardate, tutte quelle persone che non hanno, vedete, non hanno accettato ancora Gesù, se dovessero morire, fratelli, per loro, e non so le cose come si metteranno, perché vedete, alla presenza di Dio si può andare esclusivamente mediante la purificazione della nostra, sia del nostro corpo che del nostro spirito, mediante il sangue di Gesù. Infatti, come sta scritto nella Bibbia, dice che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù il Signore. Perché vedete, dice pure la scrittura che non ci può essere remissione di peccato senza spargimento di sangue. Perché pensate voi, ecco, guardate, e allora, tutti quelli che ancora, vedete, offrono sacrifici, ecco, di animali, cioè immolano al Signore, vedete, degli agnelli oppure dei torelli, altri animali, offrono il sangue, fratelli, loro chiaramente, vedete, non hanno accettato, non hanno approvato, quindi hanno accettato il sacrificio di Gesù. E Giovanni Battista ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, vedete? Perché senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. E allora, dice, perché ecco la confusione che c'è nel mondo? Perché vedete, la vita tanto dell'animale che dell'uomo sta, dice, nel sangue. Attenzione, la vita, non l'anima, perché sono due cose diverse. La vita è una cosa, l'anima è un'altra, lo spirito è un'altra cosa. Amen, gloria a Dio. E allora, quindi il Signore, per poter dare l'esempio e per poter far capire l'importanza del sangue che è la vita, allora faceva offrire nel passato il sangue di questi animali che venivano portati ai sacerdoti, portati ai sacerdoti, e i sacerdoti scannavano, diciamo, quell'animale, un capretto, un agnello, a secondo quello che era, per che cosa doveva servire quel sacrificio. Quindi, allora, perché, in poche parole, quando il sacerdote, seguite attentamente, quando il sacerdote offriva il sangue al Signore dell'animale, in quel momento offriva praticamente la vita dell'animale al Signore per la vita di colui che aveva commesso peccato. Amen. Alleluia. E allora, vedete, perché nel sangue sta la vita. Ecco perché il Signore aveva vietato di mangiare il sangue, perché il sangue, essendo la vita dell'animale, appartiene, la vita appartiene al Signore, in poche parole. Ecco perché. E quindi, vedete, allora, questo perché doveva poi, a suo proprio tempo, il sangue di quell'animale doveva essere sostituito con il vero sangue dell'uomo, uomo per uomo, come dente per dente, occhio per occhio, vita per vita. Amen. E allora, siccome l'uomo, noi avevamo ereditato la morte con Adamo, in Adamo, amen, quindi il dare
la vita, cioè il sangue, cioè la vita dell'animale al nostro posto, al Signore, mediante i sacerdoti, vedete, era un qualcosa che ci manteneva in vita fino al compimento della venuta di Cristo e del sacrificio di Cristo sulla croce, in modo tale che finalmente non si offrissero più animali, quindi il sangue di animali, ma il sangue di Gesù Cristo, amen, che appunto ha posto fine a tutti quei sacrifici cruenti, quindi di sangue del passato, del Vecchio Testamento. Amen, gloria a Dio. Ecco perché Giovanni Battista ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quindi ora dice, attenzione, perché finalmente, alleluia, è venuto il tempo che colui che è perfetto, che non ha conosciuto peccato, darà la sua vita per il peccato dell'uomo. Amen? Quindi non più, dice, da quando, ecco l'agnello di Dio, indicando Gesù, da quando lui sarà sacrificato, allora voi non dovete più ripetere quei sacrifici di animali, non dovete portare più gli animali al sacerdote perché li scanni e versi il suo sangue, il sangue di quegli animali, perché ora Gesù, ecco l'agnello di Dio, che questa volta non è l'uomo che si procura la vittima per offrirla mediante il sacerdote a Dio, ma sarà Dio stesso, come ha fatto con Abramo, quando gli aveva chiesto il figlio Isacco, e mentre lui lo stava scannando, diciamo, ad Isacco, Dio gli disse: fermati, perché ho visto quanto mi ami veramente. E allora dice: ecco, offri quell'animale che era impigliato con le corna in un cespuglio. Amen? Ecco, quindi chi l'ha provveduto quell'animale, diciamo, che si era incagliato con le corna nel cespuglio? Dio stesso. Ecco, Geova Jaire. Il canto che c'è Geova Jaire, l'Eterno che provvederà, ecco, dice, Dio provvederà. Amen. Perché ha provveduto proprio l'Eterno, al posto di Isacco, amen, ha provveduto quell'animale. Amen. Alleluia. Amen. Ecco, allora, seguite, tenete, con la venuta di Cristo è successa la cosa inversa. Amen. Sto riuscendo a farmi capire. Allora, quel sacrificio che Abramo stava facendo perché Dio gliel'aveva chiesto, ecco, offrimi il tuo figliolo a Isacco. Amen. Allora, vedete, Abramo obbediente al Signore, fratelli, oggi come oggi, non ci vai a chiesa, dovrei fare questo, dovrei fare quest'altro, e se ti chiedessero un figlio, una figlia, che fareste allora? Benedetto sia il Signore. Vedete, ecco, i veri credenti, per molto meno si rinnega a Dio. Guardate Abramo, invece, unico figlio che aveva, che era stato un dono di Dio, e Dio glielo chiedeva, ed Abramo pronto per offrirglielo. Alleluia. Dio vide, ecco, il cuore, la sincerità, l'onestà, l'amore di Abramo, e provvide per lui. Alleluia. Fermati, Abramo, perché ho visto che veramente mi ami e che sei pronto ad ubbidirmi in ogni cosa. E in cespuglio vide questo montone lì che, con le corna, che si era impigliato. Ecco, vedete, allora Dio stesso ha provveduto, vedete, al posto dell'uomo ha provveduto l'animale, quindi al posto della vita dell'uomo, la vita dell'animale, il sangue dell'animale. Oh. Con la venuta di Cristo,
è successa la cosa inversa, cioè nel senso che Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Cioè, mentre i sacerdoti continuavano a offrire agnelli, torelli, allora il Signore dice: alte, come se avesse detto, non come, ha detto così, solo che loro non l'hanno capito, non l'hanno voluto capire. Quindi il Signore è come se avesse detto ai sacerdoti: alte, guardate, gloria all'Altissimo, che bel esempio che il Signore mi ha dato. Allora, è come se il Signore avesse detto al sommo sacerdote, a Caiafa, perché era in quell'anno era Caiafa il sommo sacerdote, no? È come se avesse detto a Caiafa, perché poi effettivamente Caiafa stesso era discendente sempre d'Abramo. Amen. Alleluia. Quindi la discendenza di Abramo aveva continuato a offrire questi animali al Signore. Amen. Guardate che bellissimo, è profondo, è bello, che io lo sto comprendendo, lo sto assaporando. Amen. Allora, quindi da Abramo poi non si è fermato più il sacrificio a Dio di animali, perché Abramo stesso poi continuava ad offrire, diciamo, sacrifici, poi i suoi discendenti offrivano questi animali al Signore, fino a quando, diciamo, il popolo si moltiplicò in Egitto, sempre, vedete, discendenza di Abramo. Amen. In Egitto, e il Signore, da quel popolo che si era formato in Egitto, scelse Aronne come primo sacerdote. Vedete che i sacrifici continuarono. Amen. Perché, guardate, e allora, quindi non sono cessati mai questi sacrifici offerti al Signore. Allora, quando arrivò il momento che nacque, vi ho fatto questo esempio così, un'allegoria, quando arrivò il momento che nacque un agnellino nella grotta di Betlemme, no? Nato un agnellino, non lo sapevate? Allora i pastori, perché sono stati pastori? Perché loro hanno visto la nascita di questo agnellino. Guardate che strana coincidenza, oh? Che strana coincidenza, perché sono stati pastori ad annunziare che era nato. Guardate, in questo istante il Signore cosa mi ha fatto dire. Non a caso sono stati i pastori ad annunciare che era nato il Salvatore, Cristo il Signore, perché Gesù era l'agnellino. Amen, l'agnello di Dio che avrebbe tolto il peccato dal mondo. Oh no, sì o no? È vero o non è vero? Guardate, vedete, man mano che il Signore mi fa parlare, come mi fa, mi porta proprio dove Lui vuole con lo Spirito Santo, gloria a Dio, perché mi ha fatto dire scherzosamente un agnellino. Effettivamente, perché io ho detto un agnellino? Perché appunto poi Giovanni Battista ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ma effettivamente, gloria a Dio, perché il Signore poteva servirsi di altri, magari gente che zappava a terra, dei contadini, no, dei pastori. Perché? Gloria a Dio, simbolicamente, vedete, loro, sono stati, ecco, i messaggeri. Benedetto sia l'Altissimo, alleluia. Loro, fratelli, hanno avuto un ruolo, pensate voi, importante, bellissimo. Il Signore li ha voluti, ha voluto onorare quella categoria. Benedetto l'Eterno. Perché effettivamente, diciamo, lui scelse i pastori, quella categoria, e ripeto, non è che esistevano solo pastori a quei tempi, no, però siccome Gesù, ripeto, doveva sia glorificato Dio, siccome Gesù doveva sostituire gli animali,
Ma batteria, la gioia, ma batteria di sto muro, ve lo dico in verità, gloria a Dio. E sapete perché? Perché cose vanno sempre ancora più profonde. Perché Giuseppe e Maria non hanno trovato un posto nell'albergo? Perché? Perché Gesù, come l'agnellino che doveva nascere in tastaggia. Guardate come in tutto e per tutto Gesù ha sostituito perfettamente l'animale, l'agnello, la vittima. Quindi l'animale della stalla che si trasforma in uomo. Quell'agnello, alleluia, animale che si trasforma in uomo. In Cristo Gesù, in Gesù. Alleluia. Amen. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ma dice, ma noi conosciamo, lui è figlio di Giuseppe, di Maria, sì, nato a Nazareth, a Betlehem, lì, eh? Sì, e dove è nato? In una stalla. In una mangiatoia. Benedetto sia l'Altissimo. Vedete? Allora, pienamente, quindi Gesù sostituisce anche nella nascita, anche proprio nel luogo. Guardate come lui proprio ha sostituito, guardateci, più chiaro di così vuole dire. Una cosa meravigliosa. Fratelli, io mai in vita mia, ora io ho meno di 100 anni, ma, insomma, ancora arrivare, ma... E allora, però, gloria all'Altissimo, pensate voi che in tutti questi anni mai mi era arrivata la testa. Guardate in un istante come il Signore mi ha fatto capire tante cose. Vedi il cammino, il percorso che gli ho fatto fare al mio figliuolo, a Gesù. Non a caso praticamente è nato in una stalla. Alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. E come dice poi Pietro, dice noi non siamo stati comprati né con oro, né con argento, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Amen. Perché senza spargimento di sangue non ci può essere remissione di peccato. Ecco, vedete, fratelli, oggi, alleluia, giustamente loro lo fanno in buona fede, quelli che lo fanno, io non so chi sono, ma so che molte ancora continuano a fare queste cose, però fanno una cosa sbagliata, perché appunto Gesù ha posto fine, vedete, a quel tipo di sacerdozio. E come dice sempre l'Apostolo Pietro, lui ci ha fatti sacerdoti e re per offrire a Dio sacrifici di lode, non di sangue, ma di lode. Amen, gloria a Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Benedetto sia l'Altissimo. Allora noi vogliamo cantare un altro cantico, offrire un'altra lode.
cante che è bello, le parole sono belle, però quello che noi facciamo non rispecchia la verità, non risulta verità, e quindi non è affatto bello. Perché guardate, gloria a Dio, alzi la mano questa sera chi è pronta a dare la propria vita per il Signore. Alleluia. Perché, guardate, se veramente tutti i credenti fossero disposti a dare la propria vita per il Signore, sapete, la Chiesa a quest'ora sarebbe piena fino all'estremità della città, tutta in fila. Perché, vedete, per meno, per meno si voltano le spalle al Signore. Alleluia. E anche se noi dovessimo dare veramente la nostra vita per il Signore, non uguaglieremmo mai quella di Gesù, cioè la vita di Gesù. Perché la nostra vita ha natura adamitica, quindi siamo stati concepiti, come diceva il salmista Davide, mia madre dice mi ha concepito nel peccato. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Vedete, Gesù invece, le sue origini sono divine. Alleluia. Quindi il suo seme, vedete, il suo seme non è stato contaminato. Il nostro seme sì, cioè che ci ha portati alla vita è stato il seme di nostro padre, o no? È giusto. Quel seme, essendo seme umano, era un seme contaminato. Dice sì, lavato e purificato, però le sue origini, ecco. Invece quello di Gesù no, perché il seme con il quale Maria è stata fecondata, il suo, non era, vedete, non aveva peccato, non era contaminato, perché è stata, dice, per virtù dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, dice, verrà e ti adombrerà. Amen. Gloria a Dio. Quindi anche se noi dovessimo dare la nostra vita al Signore, gli daremmo una cosa sì ripozzata, come so dire, però detta così in gergo volgare, rattoppata, va, per dire, perché le nostre origini erano quelle che erano adamitiche, giusto? Dal peccato. Quindi poi siamo stati noi lavati e purificati. Invece, vedete, la vita di Gesù è stata purissima. Quindi se noi dovessimo dare la nostra vita per il Signore, non potremmo dire, guarda come Gesù ha dato la sua vita per me, io ho dato la sua vita per lui. Sì, c'è un'enorme differenza. Perché la tua vita è stata lavata, purificata con il suo sangue. Allora, invece lui è stato sempre purissimo. Quindi noi non possiamo mai eguagliare la vita di Gesù. Alleluia. Amen. Allora, visto che non siamo capaci di dare la nostra vita per il Signore, almeno diamogli quello che Lui ci chiede, quel poco, quel minimo, cioè l'amore, la fedeltà, la sincerità, l'onestà, la correttezza, ecco, l'osservanza dei Suoi comandamenti, che, come dice appunto l'Apostolo Giovanni, non sono pesanti. Diventano pesanti, come guardate, quando chi ha voglia di studiare, no? Chi ha voglia di studiare, perché si sa che lo studio richiede delle rinunzie, ma allora chi effettivamente ama lo studio, ci tiene allo studio e vuole
arrivare a quello che desidera, allora non dirà: sto studio è insopportabile, è pesante, non si può applicare. Sa che è duro effettivamente, però dice: però siccome a me piace studiare, allora anche se è duro io l'accetto e continuo. Invece quelle che non hanno voglia di studiare: ah no, io non ci vado a scuola, ah no, i professori, poi sembra che ce l'hanno con me, non mi danno manco tempo, mi apro la bocca, mi sbadiglio. Sì, certo, perché l'altro tempo lo usi, lo utilizzi per altre cose, certo non hai poi tempo manco per sbadigli. È vero, no, onestamente ci sono effettivamente oggi come oggi un po' stanno pressando, caccanna a mano, come si dice in dialetto. Ecco perché a questi studenti, sia piccoli che più grandi, insomma un po' li assillano e li gravano, potrebbero essere più elastici, invece mi sembra che stanno esagerando un po'. Però vedete, chi ama lo studio dice: pazienza, lo studio, sì, è pesante, però a me piace studiare. Ecco, non tanto, come si dice, aspettate, chi soffre per amore non sente dolore. Amen? Quindi se noi soffriamo nello studio, chi lo fa per amore non si rende proprio pesante. Amen? Uno meno ama lo studio più pesante diventa. È vero o non è vero? Amen. Allora, quindi tutto dipende da come si prendono le cose. Le cose di Dio vanno prese con amore. Amen. Allora non sarà pesante nessuna cosa. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Allora vogliamo leggere, come il Signore ha stabilito anche questa sera, nel capitolo 3 della prima epistola di Giovanni. Quindi primo Giovanni, capitolo 3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifichi se stesso come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, ed il peccato è violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, ed in Lui non vi è peccato. Chiunque dimora in Lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Figlioletti, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come Egli è giusto. Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca, alleluia, dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Amen. Fin qui. Amen. Gloria al Signore. E anche questa sera, vedete, il Signore, vedete, ci sta parlando in una maniera chiara, come sempre. Vedete che Lui parla, non parla a mezze parole, Lui parla chiaramente. Ecco, intanto dice, per mezzo dell'Apostolo Giovanni, dice: vedete quale grande amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Alleluia. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Dio. Alleluia. Amen. Non ha conosciuto Lui. Quindi è chiaro, vedete, che noi, ecco perché quando gli hanno chiesto a Gesù pure, dice: Signore, quando verrà il tuo regno, il regno di Dio? E Gesù ha detto: il regno di Dio c'è dentro di voi. Alleluia. Amen. Perché, vedete, se noi mettiamo in pratica la parola di Dio, i comandamenti di Dio, già noi viviamo nel regno di Dio, perché il regno di Dio è questo. Quindi già iniziamo sin da adesso,
vedete, a vivere nel regno di Dio, allora, quindi compreso il millennio e poi tutta l'eternità. Amen, gloria a Dio. E intanto, vedete, dice, di quale grande amore ci ha onorati, ci ha dato il Padre, dandoci di essere chiamati figli, cioè di diventare figli di Dio. Ora il mondo, dice, non ci conosce. E caro, vedete perché noi, ovunque andiamo, sì, guardate, ci accettano, il mondo, fratello, guarda, il mondo ci accetta, perché gli conviene accettarci, cioè perché noi nel mondo andiamo a comprare il pane, andiamo a comprare le scarpe, andiamo a comprare i vestiti, amen, gloria a Dio, quindi nel mondo facciamo la nostra parte per collaborare, per dare vita agli altri, ecco, solo per questo il mondo ci accetta. Ma se effettivamente noi non aiutassimo il nostro prossimo con la nostra stessa vita, il mondo ci odierebbe in una maniera chiara, aperta. Amen, gloria a Dio. Ora, dice, carissimi, la ragione per cui il mondo non ci conosce e perché non ha conosciuto lui, cioè non conosce il Padre. Alleluia, non conosce il Padre. E chiaramente, vedete, noi ci troviamo a vivere in un mondo tutto nostro, se ci fate caso. Perché quelli del mondo, vedete, sono abituati a vivere in una certa maniera che noi non siamo abituati. Amen. O meglio, non dovremmo essere abituati, perché certe volte ci sono certi credenti che sono peggio di tutto il mondo. Amen. Allora, e allora, ora giustamente il Signore dice, vedete, il mondo non vi conosce, non vi accetta, perché non conosce il Signore. Ed infatti, ah, è perché tu fai questo? Ah, è perché non fai così? È perché non fai come noi? Vedete, perché tutto questo? Perché non hanno conosciuto Dio. Non conoscono Dio. Quindi tutto quello che noi facciamo e diciamo è contrario alle loro abitudini, alle loro tradizioni. Ecco, vedete, quindi già noi da questo ce ne accorgiamo che viviamo nel regno di Dio, mentre loro vivono nel regno del diavolo. Fratello, che due sono i padroni. Alleluia. Ora, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Quindi, vedete, se noi effettivamente applichiamo la legge di Dio, la parola di Dio, allora noi proviamo, realizziamo quella gioia, quella comunione col Signore, perché Lui si sta facendo conoscere, noi lo stiamo conoscendo e quindi stiamo vivendo già, stiamo iniziando a vivere nel suo regno. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Ora, fratelli, dice, carissimi, non è ancora stato manifesto ciò che saremo. Allora, perché questo, già vedete, quando noi realizziamo quella comunione col Signore, quei momenti particolari di gioia, di soddisfazione, dice, questo è niente. Dice, perché, alleluia, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, alleluia. Quindi, vedete, il Signore, in poche parole il Signore mi sta facendo da capire questo e nello stesso tempo di dirlo, che noi in questo periodo stiamo quindi vivendo, iniziando a vivere, vedete, nel regno di Dio, in attesa della sua manifestazione. Perché, cioè, perché per ora il Signore si manifesta in noi, ma si sta manifestando soltanto a livello spirituale, non a livello materiale, fisico, che noi lo stiamo vedendo a faccia materialmente, fisicamente. Amen. Però lo realizziamo, è vero che lo realizziamo,
Fratello, quando lui mi fa spiegare certe cose che io rimango pure stupito, scioccato, lo riconosco che non è farina del mio sacco. Quindi è qua, se non sono io, ho nausea agli essere, un altro è che parla, che mi dà da esprimermi. È giusto? E allora colui che mi dà da esprimere è proprio lui, lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo. Però dice, ecco, più avanti andiamo, più lui si manifesterà. E quando avremo raggiunto diciamo quella statura, o meglio quella maturità spirituale stabilita da Dio, allora, vedete, Gesù entrerà in azione e si manifesterà nella sua pienezza. Alleluia. Amen. E noi lo... Perché, vedete, se lui dovesse venire adesso, fratelli, ci troverebbe impreparati. Sarebbe come, che so, come... E allora... il Signore mi ha fatto portare l'esempio di quanto ero intelligente quando ero a scuola, io ero un ragazzino. Allora, rimanendo sempre in tema del scolastico, sarebbe se Gesù dovesse tornare adesso, in questo periodo, ci troverebbe impreparati come sono ancora impreparati quelli che vanno a scuola. Perché? Perché diciamo si è all'inizio dell'anno scolastico, per cui se Gesù dovesse venire adesso, noi ci ritroveremmo come quei bambini che hanno iniziato l'anno scolastico e ancora il programma non l'hanno completato. E il professore incomincerebbe a interrogare i bambini, dice, senti tu, come dimmi, allora come stanno le cose, così, così, spiegano. Dice, guardasse professore, che ancora noi lo dobbiamo fare questo. È vero o no? Quando voi andate a scuola, mascoletti e femminetti, quando andate a scuola, che vi fanno fare i compiti di cose che non vi hanno spiegato, o vi fanno fare i compiti di cose che vi hanno spiegato? O capite? A scuola siete come a me, avanti. Certo, no, non vi fanno fare cose. Prima vi spiegano le cose e poi vi danno i compiti per casa. È vero o non è vero? Non è da stupidi che senza prima spiegarvi le cose vi danno i compiti da fare e vi fanno, oppure vi interrogano così non appena voi arrivate in classe, dice, parlami di questo argomento che ancora i professori non hanno spiegato. Non l'hanno fatto mai e non lo faranno mai. Ora la stessa cosa, fratelli, siamo noi con Gesù. Lui è, non dimentichiamoci che lui, oltre ad essere il nostro Signore, Padre, tutte cose, lui è il nostro Maestro. Quindi lui ci ammaestra, ed è, ci ammaestra, quindi teoricamente è sempre lui. Allora lui ci ammaestra tramite i suoi servi, no? In questo luogo lui ci ammaestra tramite me. Infatti lui, io quando vedete ricevo, io vengo ammaestrato un attimo prima e poi do subito a voi quello che ricevo. Amen? Quindi questo periodo di preparazione, dice, ancora, ecco, il Signore si sta manifestando, e noi non lo stiamo vedendo, fratelli, che si sta manifestando. Per esempio stasera stesso, quando mi ha fatto spiegare quelle cose, l'agnello, dove è nato e perché è nato e perché ha permesso che fossero i pastori ad annunziare, ecco, sono cose nuove che io non è che dicevo avevo preparato, avevo studiato, pure se sono scritti in qualche libro, no. Quindi vedete che è lui che si manifesta. Allora, quindi ora sappiamo, dice la ragione, allora, carissimo, siamo ora figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo, vedete, ciò che saremo. Sappiamo però che quando egli sarà manifestato, cioè che completerà, quindi questo studio che ci sta facendo fare, amen, e che lui ci sta spiegando tutte queste cose, alla fine allora sarà manifestato. Dice, sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui. Fratelli, come possiamo essere simili a lui se prima
non riceviamo questo ammaestramento, questa preparazione. Non è che ha la bacchetta magica, tac! Fiat lux, et lux fiat, come si dice? Figliolo, sia la luce fu. No? Figliolo, quindi la cosa, lui può fare una cosa del genere, ma non l'ha mai fatto. Amen? Quindi ci lascia crescere. E per esempio, mancherebbe al Signore fare, che so, la mattina noi ci alziamo, no? E improvvisamente, guarda, dice, ma ieri sera sta pianta di mandorlo non aveva neanche foglie, stamattina ha non solo le foglie ma anche le mandorle. L'ha fatto mai il Signore? No. Ma perché? Perché non lo può fare? Perché non l'ha fatto con la verga d'Aronne? Guardate, non a caso mi dice il nominare, ma poteva fare nominare un'altra pianta. Amen. Gloria a Dio. Lui con Aronne, vedete, l'ha fatto, ma in quella circostanza per dare la dimostrazione che Dio può fare tutto, perché doveva dare quella dimostrazione che tutto veniva da Dio. Amen. Quindi non ha lasciato che la verga d'Aronne fiorisse e aspettasse tutta la stagione. No, ecco. Quindi il Signore fa fiorire le piante, quindi fa nascere prima il frutto piccolino, poi mano a mano si ingrossa, poi si matura. Ma vedete quanto tempo occorre perché qualsiasi frutta o ortaggi che siano, vedete, hanno bisogno di un certo tempo, tutto ha bisogno di un certo tempo. Ora, fratelli, la stessa cosa il Signore fa con noi. Lui potrebbe in un batter d'occhio, ecco, quello che lui farà sarà da corpo corruttibile a corpo incorruttibile che ci trasformerà in un batter d'occhio. Ma perché quello lì, fratello, non è che è una cosa effettivamente che noi dobbiamo ricevere in quell'istante, perché l'incorruttibilità del nostro corpo non può avvenire mediante un certo tempo, perché quella è un'opera divina. Alleluia. Amen. Però la preparazione, vedete, nostra, deve essere fatta e richiede un certo tempo, come lo è stato per l'intero popolo di Israele che si trovò nel deserto. Il Signore non lo poteva fare entrare, fratelli, nella terra promessa subito dopo qualche mesetto. Lo poteva fare entrare. Invece lo ha fatto rimanere per 40 anni. Vedete, il fatto della disubbidienza, quella è stata pure una scusa, perché il Signore lo sapeva. Amen. Perché Dio sa tutto. Però dice, ecco, loro disubbidiranno. Eh? Loro mi tenteranno, io li lascerò nel deserto per 40 anni, in modo tale che io in questi 40 anni li possa ammaestrare. E li possa fare entrare nella terra promessa già preparati, con lo studio fatto, ma capisco. Quindi, vedete che per poter entrare nella terra promessa è stato non necessario, indispensabile, una preparazione di 40 anni nel deserto. 40, fratelli, è come se il popolo di Israele fosse stato, no, è stato ammaestrato per 40 anni nel deserto. Ha fatto 40 anni di studi, ha fatto teoria e pratica. Amen. Il Signore non le ha prese dall'Egitto, vieni, da terra promessa, e ora che siamo qua cosa dobbiamo fare? No. Vedete, gloria all'Altissimo. E allora, la stessa cosa sta facendo con noi, vedete, ci sta preparando. Amen. Perché in modo tale che quando lui si dovrà manifestare nel millennio, già prima nel millennio, noi siamo tutti quanti preparati. Amen, gloria a Dio. Allora, dice, allora quando lui sarà manifestato, saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è.
Fratelli, ma ci pensate se Gesù dovesse venire oggi come oggi per iniziare il millennio insieme a noi? Fratelli, dove ce l'abbiamo sta preparazione? Gesù si dovrebbe mettere a spiegarci quello che dobbiamo fare in tutte le cose. Invece non può essere. Perché, dice fratelli, ve lo spiego tu. Dice sì, ma ci sarebbero gli anziani. Alte! Perché gli anziani stessi dobbiamo essere preparati. Amen. Non è, dice, che noi anziani scelti dal Signore abbiamo lo stesso grado di spiritualità suo, la stessa conoscenza sua. Quindi noi anziani scelti da Lui cresciamo in conoscenza, in sapienza, insieme alla Chiesa. Amen, gloria a Dio. Quindi, allora vedete, questo perché? In modo tale che quando Gesù verrà, allora noi ci troveremo a nostro proprio agio, come si dice. Amen, gloria. Quindi non noteremo nessuna, non avremo nessuna difficoltà, cosa che avrà il mondo, perché il mondo non saprà come comportarsi. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Quindi dice, ma non è ancora, quindi carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato. Vedete, ora siamo figli di Dio, quindi ora siamo figli di Dio. Alleluia. Ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Come possiamo essere simili a Lui quando Lui si manifesterà? Cabacchetta magica? Saremo simili a Lui perché già siamo stati preparati. Amen. Alleluia. Perché lo vedremo come Egli è. Allora, vedendolo come Egli è, noi, essendo già stati preparati, possiamo collaborare con Lui. Possiamo svolgere il nostro lavoro, quel lavoro che Lui ci affiderà. Alleluia. Quindi, e chiunque ha questa speranza in Lui, però ecco, purifichi se stesso come Egli è puro. Quindi, vuoi essere promosso? Allora, studia. Perché se tu studi, poi sarai promosso. Allora, guardate, gloria all'Altissimo. Fate bene attenzione. Quelli che vanno a scuola, man mano che vanno a scuola, più studiano, che cosa fanno? Più studiano? Più studiano, più crescono in sapienza e conoscenza, e più avanti vanno, fino a quando vediamo, se studenti diventano scemoniti se non studiano, diventano professori come i professori che li hanno ammaestrati. È vero o non è vero? Sì o no? Ma sapete che tutti i professori che c'erano stati per morire, dice, è quello che non mai esce. Grazie a quelli che hanno studiato, amen, quindi giorno per giorno, anno dopo anno, sono arrivate ad essere dell'asilo, ad essere anche loro professori. Amen. Simili quindi ai professori. Noi studiando, preparandoci, saremo simili al nostro maestro, e dobbiamo essere simili al nostro maestro. Quanta conoscenza a quelle cose che ci competono. Non possiamo essere simili a Gesù in tutte cose, altrimenti saremmo come Lui. Perfetto. Amen, gloria a Dio. Vedete? Vedete lo studio, l'ammaestramento, perché cosa ci sta servendo? Perché quelli che vogliono diventare simili ai loro professori, se non studiano non diventeranno mai simili ai loro professori. È vero o non è vero? Quindi se noi non applichiamo la parola di Dio, non onoriamo Gesù come Lui ha sempre onorato il Padre, noi non arriveremo mai come Lui. Quindi vedete, chiunque ha questa speranza si purifichi, dice, purifichi se stesso come Egli è puro, perché chiunque commette il peccato commette pure
una violazione della legge, ed il peccato è violazione della legge. Alleluia. E voi sapete che egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, ed in lui non vi è peccato. E se non c'è peccato in lui, non ci deve essere neanche noi. Ecco che capace, ecco, quando un bambino è ancora alle scuole elementari, e come posso diventare professore? Da buona volontà, tu studia un pochettino alla volta e diventerai professore. Quindi il Signore ci sta dicendo questa sera, non vi scoraggiate. Alleluia. Se io vi sto chiedendo la perfezione, la purezza, come sono io puro, certo subito, la bacchetta magica, questo non potrà avvenire. Però io vi dico che se vi sforzate e collaborate con me, piano piano, come quel bambino dalle scuole elementari, diventa laureato, diventa professore, così diventerete anche voi professore. Diventerete pure voi maestri. Allora ci potremo comprendere bene. Amen. Che altrimenti, fratelli, non ci comprenderemo mai. Perché il Signore darà una cosa e noi ne capiremo un'altra. Lui ci farà una cosa e noi ne faremo un'altra. Ecco, vedete, l'urgenza e l'indispensabilità di effettivamente farsi ammaestrare. Alleluia. E quindi, e voi sapete che egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, e in lui non vi è peccato. Chiunque dimora in lui non pecca. Ecco, dice, vedete, chiunque dimora in lui non pecca. Se noi, ecco, ci sforziamo di fare la volontà, vivere in lui vuol dire fare la sua volontà. Se noi ci sforziamo di fare la sua volontà, allora, se quelli che vanno a scuola, no, ubbidiscono ai professori, no, che fanno? Alleluia. Non sbagliano, è giusto? Perché se il professore, o maestro che sia, se il professore dice una cosa e l'alunno e l'alunna, gli alunni fanno quello che il maestro dice, fanno come lui dice, che cosa fanno? Sbagliano? Non sbagliano! Se noi facciamo quello che il Signore ci dice, non sbagliamo, quindi non pecchiamo, perché lui dice non pecca. Un professore non sbaglia. E quindi, come non sbaglia il professore nel dirti come si fanno le cose, se tu ubbidisci e fai come ti dice lui, ma anche tu sbagli. Ecco, chiunque dimora in lui non pecca. Vedete questo? Se tu fai quello che Gesù ti dice, stai tranquillo che lui non ti fa attaccare. Non, tu non pecchi, tu non sbagli. Amen, gloria a Dio. Perché? Dice, chiunque invece pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. È come l'alunno che sbaglia, non è che il professore gli ha insegnato le cose sbagliate, è perché lui è stato distratto. Amen. Quindi era distratto, quindi non ha capito perché era distratto, e quindi non ha imparato le cose che il professore ha detto, e quindi ora sbaglia. Fratello, perché faccio le cose così? 2 più 2 fa 4. Adesso 2 più 2 già è più difficile, 1 più 1 fa 2. Amen con il Signore, alleluia. Figlioletti, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come egli è giusto. Vedete? Alleluia. Chiunque commette invece il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo egli è stato manifestato, cioè Gesù, dice, il figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Cioè, come il professore dice, perché i professori, i maestri si manifestano e insegnano? Per distruggere non il peccato, l'ignoranza. Amen. Quindi come i maestri, i professori insegnano le cose per distruggere l'ignoranza, Gesù si manifesta e ci ammaestra per distruggere il peccato. Alleluia.
Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Cioè, perché effettivamente uno si affida pienamente nelle mani del Signore e il Signore lo protegge e non lo fa sbagliare. Fratelli, non c'è niente di difficile. Ricordiamoci che eravamo noi quando eravamo chi è andato all'asilo. Non sapevamo né leggere, né scrivere e né niente. Oggi, non dico che siamo tutti laureati, ma almeno sappiamo leggere e scrivere tutti. A firma lo sappiamo mettere. Una volta sentì uno sulla crocetta, perché era tutta una fabbrica. E quindi oggi sia glorificato Dio. Allora, vedete che piano piano, anche noi siamo arrivati a quel livello tale da prendere, aprire la Bibbia e leggere ciò che c'è scritto. Lo Spirito Santo ci fa capire quello che noi non comprendiamo. Amen. Gesù dice, ecco, io sono con voi in ogni tempo fino alla fine del mondo. Amen. E Dio ci benedica. Alleluia. Alleluia, gloria al tuo nome. Grazie Padre Santissimo, perché ancora questa sera, Signore, ci hai trattati veramente da figli. Ci hai detto che siamo figli e ce l'hai riconfermato, Signore, facendoci conoscere queste cose che sono, Signore, indispensabili nella nostra vita. Signore, per fare parte veramente della tua famiglia. Ecco chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, quelli che avranno fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli. E questa sera, Signore, ci hai mostrato la via per la quale dobbiamo camminare, quello che dobbiamo fare per essere, Signore, veri figli tuoi e per, Signore, riconoscerti quando ti sarai manifestato. Alleluia, gloria al tuo nome. Sì, oh Signore. Alleluia, chiederti di venire presto, Signore, è prematuro appunto. Quello che ti chiediamo, preparaci ancora, ammaestraci. Sì, oh Signore, facci crescere, Signore, spiritualmente, come ci fai crescere anche fisicamente. Gloria al tuo nome, affinché, Signore, possiamo veramente imparare le cose che non conosciamo e che soltanto tu ci puoi spiegare, come hai fatto pure questa sera, gloria al tuo nome. Con parole semplici ci hai fatto comprendere, Signore, qual è il nostro compito, qual è il nostro dovere e come dobbiamo fare. Ecco, i tuoi comandamenti non sono gravosi, non sono pesanti. Signore, questa sera ci hai incoraggiato. Allora, portandoci l'esempio appunto di quei bambini a partire dall'asilo. Signore, che tutti, Signore, i grandi professori di oggi, Signore, sono stati anche loro all'asilo, alle scuole elementari. Gloria al tuo nome. Non si sono scoraggiati. Hanno saputo combattere, hanno saputo resistere e hanno ricevuto il premio finale. Grazie. Sitala mai. Alleluia, gloria al tuo nome. Un esempio migliore non ci poteva dare questa sera. Signore, allora, nei momenti di scoraggiamento, Signore, ci ricorderemo di questi tuoi esempi. Signore, guarderemo il nostro passato, quando non sapevamo né leggere né scrivere, quando non sapevamo, Signore, coniugare i verbi, anche se oggi non li sappiamo coniugare perfettamente, però, Signore, quel minimo lo sappiamo fare grazie a quello studio che abbiamo fatto piano piano, senza scoraggiarci. E grazie a coloro che con pazienza ci hanno appunto incoraggiati ad andare avanti, a non venir meno. Così, oh Signore, tu hai fatto questa sera. Vogliamo dirti di pari sentimento tutti quanti. Grazie Padre, grazie Gesù, grazie Spirito Santo, ora e sempre, in eterno. Amen. Alleluia, amen. See you.
Alleluia, amen, Signore, accompagnaci quindi anche questa sera alle nostre case con la tua mano, Signore, stretta, che stringe la nostra mano, la mano di tutti quanti noi ad uno, perché abbiamo bisogno di essere presi per mano da te, te che sei il nostro Dio e il nostro Padre, Signore, all'infuori di te non abbiamo nessuno. Allora quindi, oh Signore, ascolta la nostra voce, il nostro grido, la nostra preghiera ed accetta la lode che ti offriamo sentitamente dal cuore. Alleluia, sì Padre, insieme a Gesù che con te lo benediciamo in eterno. Amen, amen, amen. Dio sia lodato.